abbiamo in collegamento niente po' di meno che il presidente del Parma, Ghirardi, con Nebuloni. Ciao, un bel applauso. Ciao Gene, siamo qui al Tardini. Buonasera. Sì, buonasera. Buonasera a tutti. Ciao, ciao. Ti vedo un po' dimagrito, Tommaso. Hai esonerato il cuoco, forse? No, ho sofferto. Hai sofferto oggi. In tribuna ho perso due etti. Ecco, senti, come mai Lanzafame è rimasto al Parma? Cioè, non voleva finire in B con la Juve? Aveva paura di lottare per la retrocessione, allora è rimasto qui. Allora, ti dico solo una cosa, non voglio che poi le cose ce le sistemiamo, però quando tu mi hai ingaggiato nel 2007, avanzo ancora tre stipendi. E ne ho fatti di errori, ecco, nella vita, lo so, è vero, ma è vero. Quando pensi di pagarmi questi tre stipendi che ancora mi mancano, scusa, mi fai un bonifico anche in nero e quindi vedi tu. Va bene, va bene, dai, ci vediamo a Parma e poi ci mettiamo d'accordo. No, no, devi prendere l'impegno che mi tesseri anche quest'anno e mi fai esordire in Serie A. Ah, devo fare ancora errori? Va bene, dai, ok. No, io ti ricordo, caro Tommasi, quando tu mi hai ingaggiato, la squadra si è salvata, se vuoi proprio dirlo. Eravamo con Ranieri e la squadra si salvò. È vero o no? È vero, hai ragione. No, ma infatti ti tessero ancora. Oh, finalmente. Promessa, senti, eh? Tommaso, tanto non si può più ormai oggi quando mi dice il calciomercato. Sì. Cosa ho detto? Che non ti tessero praticamente. Come non mi tessero? Ti sta prendendo in giro, Jack. Ma pensa che personaggio squallido che è questo qua. No, amico, no, scusa. Non è vero. Guarda, non è che vero, io c'ho 10 minuti nelle gambe, però Panucci ne ha 5, ricordatelo. Ecco, ricordatelo. Sì, sì. No, lo sai bene. Ascolta, l'ultima domanda. Ma tu hai più talento. Tu hai più talento di Panucci, so. Un altro ruolo. Senti, l'ultima domanda che ti faccio, poi ti lascio andare. Una volta, ha mai sorriso una volta Guidolin? Tu l'hai mai visto ridere una volta? È difficile, l'ho visto poche volte, però lasciamolo serio, che quando è serio lavora bene. Allora, ti faccio vedere una chicca che abbiamo scoperto oggi. Sono le immagini dei giocatori del Parma, che pare che ti abbiano visto nudo sotto la doccia e commentavano le tue misure a bordo campo. Vediamo le immagini. Guarda Zenoni, si vede, no? Zenoni, guarda cosa fa. Ecco, l'hai visto Zenoni? Sta parlando di te, possiamo rimandare? Ecco, più o meno. Hai visto? purtroppo, ti trovo. Va bene. Hai da dire qualcosa? Più o meno, siamo più o meno, No, è stato generoso. Oh, Zenoni. Molto bene, grazie. Nebula, grazie mille, ringraziamo Gene, se Tommaso. Sei d'accordo, se sì, sei d'accordo, sì. Io proporrei un applauso al Parma, perché questa settimana ha ricevuto un'importante onorificenza, il premio di Sant'Ilario, che corrisponde un po' all'Ambrogino d'Oro, no? Quindi un applauso al Parma e al presidente Ghirardi. Grazie mille. Questo è vero. Sono molto questo onorato è vero, di questo premio, che so che la città è importante. Beh, se lo merita soprattutto Tommaso, perché al di là degli scherzi è una persona che ha fatto tanto per Parma, per il Parma, ma soprattutto è uno che sa interpretare secondo noi il calcio come va interpretato, col sorriso sulle labbra e soprattutto con le idee, con le iniziative, perché lui ne porta avanti tante. Grazie Tommaso, grazie a voi. Grazie a voi, un saluto, ciao Gene, un saluto, ciao, 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 ciao. Grazie, ciao. Allora, anche oggi è...